Salve a tutti e benvenuti in questa nuova serie che si chiamerà ARC Lezione di Timing. Perché ho voluto fare questa serie? Perché cercando su YouTube in giro, soprattutto per YouTube Italia, non ho mai visto nessuno che abbia portato l'argomento timing o comunque abbia fatto vedere diciamo, le cose che servono per poter tamare i propri dinosauri preferiti. E quindi diciamo, ho deciso di farlo io in prima persona e ho detto, ah, perché no? Per prima cosa, ovviamente, stiamo parlando di ARC, quindi un survival, dove il vostro scopo è proprio quello di sopravvivere all'interno di questa isola deserta e, man mano che andrete avanti nel gioco, potete creare strutture e potete creare anche, diciamo, degli oggetti che vi permetteranno di facilitarvi la vita. Io, per questioni di logistica e comunque anche per questioni di velocità per quanto riguarda gli episodi, ho già craftato una serie di oggetti finali di gioco, come il banco chimico, l'assemblatore, il frigorifero dove tengo a disposizione tutto ciò che mi serve, la cassaforte, la fucina di raffinazione, la fucina industriale e così via. Ovviamente non ho fatto né tetto né altro perché sto giocando su un server dedicato che mi servirà solo ed esclusivamente per spiegarvi le tecniche e ciò che bisognerà fare per tamare i vostri dinosauri preferiti. Detto ciò, ovviamente voi all'inizio del gioco sarete nudi nell'isola e quindi di conseguenza dovrete iniziare a craftare diciamo, le prime strutture in paglia, poi in legno, poi in pietra e poi infine in metallo. Però questo qua lo vedrete ovviamente giocando o comunque per chi gioca già lo sa. Infatti io il mio è soltanto diciamo una guida per quanto riguarda la formazione del timing, dato che non ho mai visto nessuno che l'ha fatta in italiano e io l'ho dovuto sperimentare sempre ed esclusivamente in prima persona. Detto ciò, su ARC troveremo creature che sono divise ovviamente in erbivore e carnivore, dove gli erbivori ovviamente si nutriranno di bacche e ortaggi, mentre invece i carnivori si nutriranno della varia carne. C'è da dire anche che è possibile successivamente nel gioco anche craftarsi il kibble, ovvero delle crocchette. Sono una sorta di crocchette che vengono definite dal gioco come cibo preferito per quanto riguarda il vostro dinosauro, cosa che affronteremo più in là. Però per adesso iniziamo ad uscire e iniziamo a vedere magari quali creature io personalmente vi consiglio di poter tamare inizialmente e con quali armi potreste tamare i vostri dinosauri. Allora, innanzitutto tu, ecco, questo che mi sta attaccando è un Dilophosaurus. Ok, morti. Questi Dilophosauri sono i dinosauri più odiosi che potrete in un qualche modo incontrare all'inizio del gioco. Questo perché? Perché loro sputano una sorta di veleno, chiamiamolo tra virgolette, che vi accecherà e vi impedirà i movimenti in maniera limpida e chiara. E di conseguenza vi attaccheranno, infatti sono aggressivi, perché dovete sapere che molti dinosauri all'interno dell'arca sono aggressivi. Quindi dovete stare piuttosto attenti e cercare in un qualche modo di camminare o tra le fronde, però non troppo, o cercare di seminarli con la vostra velocità. Io mi trovo sull'arca principale, vi consiglio di spawnare qua sul sud dove sono spawnato io. Perché? Perché questa zona è quella più tranquilla e vi permetterà di costruire in più libertà. Questo perché? Perché ovviamente la maggior parte di questa zona dell'isola è frequentata da dinosauri erbivori non aggressivi. Quindi di conseguenza potrete costruire in totale libertà. Io ho craftato, comunque ho preso oggetti, diciamo, più avanzati solo per una questione logistica, però per chi ovviamente avanzerà nel gioco vedrà che diciamo, il conservare le risorse e soprattutto produrle potrà essere veramente, veramente frustrante. All'inizio è così, ragazzi, quindi io vi consiglio di costruire subito una fondamenta di qualsiasi tipo e poi successivamente letto, fuoco, un letto, fuoco e magari una scatola o un qualcosa che vi permetta di conservare i vostri oggetti. Questo in primis. Ma tornando al timing, per quanto riguarda il timing, la prima creatura che io vi consiglio di tamare, anche perché molto semplice e
diciamo, rapporto, se vogliamo dirlo così, qualità-prezzo è il migliore, è senza dubbio il dodo. Il dodo è una specie di polletto, chiamiamolo così, che si è estinto qualche anno fa addirittura. Non era una creatura tanto preistorica, ma più una creatura quasi contemporanea che però si è estinta. Buttiamo via la fibra che per ora non ci serve. E per tamare il dodo, ovviamente, è un erbivoro, quindi sto facendo grandissime risorse di bacche. Ecco, già l'ho sentito. Se sentite in audio in sottofondo, eccoli, perfetto. Questi sono i dodo. Questa è una femmina. E questa è un'altra femmina. Va bene, e noi ce le tamiamo tutte e due. Inizialmente voi sarete senza armi e i dodo, per fortuna nostra, sono molto facili da addormentare. Basterà appunto prenderli a pugni. Già, io ovviamente ho le statistiche un po' aumentate per questione di crafting, però vedete, sono già addormentati. E successivamente inserite al suo interno le bacche che abbiamo precedentemente raccolto. In questo caso io ho aumentato la velocità di timing, quindi non è necessario, però nel momento in cui voi addomesticherete la creatura fate anche grande scorta di narcobacca o narcotici. Cosa sono queste narcobacche o narcotici? Sono, come dire, degli strumenti che vi serviranno per tenere il vostro, dinosauro sullo status incosciente, così come vedete tra parentesi. È fondamentale questo perché, mantenendo, ecco, già il primo si è tamato, mantenendo lo status incosciente, o anche il secondo, benissimo, mantenendo lo status incosciente per quanto riguarda il vostro dinosauro, potrete inserire del cibo all'interno del suo inventario e farlo mangiare autonomamente. Non forzate mai diciamo, l'assunzione di cibo per quanto riguarda il vostro dinosauro, perché così non otterrete l'effetto di timing desiderato. Questo adesso tenderò a spiegarlo meglio anche col prossimo dinosauro che andremo a tamare. Questo perché? Perché dovete aspettare, diciamo, per i più pazienti, dovete aspettare che il vostro dinosauro abbia fame, quindi che la sua capacità di fame diminuisca, e poi successivamente consegnare a lui il cibo. Questo come? Adesso ve lo faccio vedere, dato che abbiamo il dodo a disposizione, vi farò vedere quello che vi voglio dire. Il dinosauro, come noi, ha delle caratteristiche: la salute, la stamina, l'ossigeno, il cibo, il peso e così via. Quando voi tamate un dinosauro, aumenterete la sua barra del torpore. Quindi, di conseguenza, aumentando la barra del torpore, scenderà la barra di cibo. Scendendo la barra di cibo, voi potrete dargli le bacche che, ovviamente, il dinosauro mangerà e permetterà di essere tamato. Adesso ci servirà un dodo maschio. Perché questo? Perché maschio e femmina ovviamente formano la coppia. Verrà simboleggiata la coppia con una sorta di cuore in testa e vi permetterà la produzione delle uova. Cosa molto importante, sia sotto il punto di vista di nutrimento, perché comunque voi avrete bisogno di cibo e diciamo la carne. Sì, potrete comunque recuperarla ammazzando i dinosauri, però non è molto conveniente per quanto riguarda. Ecco, bastardo. Livello 80 addirittura. Un Pego Mastex. Mi ha rubato il GPS. Queste sono piccole creature che troverete all'interno dell'arca. Molto, molto stronze. Perché vi deruberanno. Faranno finta addirittura di essere tamate. E poi vi attaccheranno. Cioè, oltre il danno, anche la beffa. Quindi, detto ciò, volevo cercare un dodo maschio, in modo tale da farvi vedere comunque la formazione della coppia e spiegarvi il processo di coppia e produzione delle uova. Ovviamente le uova, ripeto, sono fondamentali, sia perché vi permetteranno di produrre il vostro kibble, e sia perché vi permetteranno anche di mangiare e dare tantissimo nutrimento senza avere bisogno comunque di avere sempre la carne cotta con voi o addirittura mangiare carne cruda che vi fa male. Non trovo dodo maschio. Nel frattempo facciamo un'altra piccola scorta di bacche. Ecco, e mentre che ci siamo, allora vi parlo di cos'è il kibble.
Il kibble, come ho detto prima, è il cibo preferito del vostro dinosauro. Ogni dinosauro sull'arca permetterà la produzione di uova, avendo la coppia. Anche se più precisamente, più che avere coppia, dovreste avere un harem, per come lo definisco io, perché bastano un maschio e tantissime femmine per avere una grandissima quantità di uova. Più il livello della donna, ovvero del dinosauro femmina, è alto, più è possibile. Diciamo, più è possibile ottenere un numero maggiore di uova durante la giornata all'interno dell'arca. Questa è una cosa importante perché dovrete in un qualche modo tamare creature di livello, almeno all'inizio, ovviamente di livello basso per evitare complicanze, però man mano che andate avanti nel gioco cercate di tamare dinosauri di alto livello. Detto ciò, il kibble, sì, ve lo faccio vedere perché io ovviamente ne ho presa quantità nel mio frigorifero solo per una questione logistica per quanto riguarderà il futuro. Il kibble è questo. Vedete? Kibble, uovo di, uovo di, uovo di. Questo perché? Perché ogni uovo di ogni dinosauro vi permetterà di avere un tipo di kibble diverso per addomesticare un altro tipo di dinosauro. Che significa questo? Significa che ogni uova di dinosauro unito con altri ingredienti, che sono le bacche, le fibre, l'acqua e gli ortaggi, che poi ovviamente voi potrete anche coltivare la vostra verdura, vi permetterà di, come dire, vi permetterà di creare il kibble. Solitamente ogni uovo, permetterà la produzione di un kibble. Quindi voi dovete tenere a mente sempre quante uova avete, per quanto kibble, diciamo, volete ottenere. Però, per quanto riguarderà poi il Quetzal, vi farò vedere che il kibble di Quetzal per tamare il gigantosauro sarà, un altro paio di maniche. Ma questo comunque è un discorso abbastanza lontano diciamo, dal momento attuale. Anche perché volevo cercare questo maledettissimo dodo maschio, ma non lo trovo. D'altronde si è anche fatta notte, quindi peggio di peggio. Vabbè, provo ad andare, diciamo, dall'altro lato. Ecco, questo è un triceratopo, ovviamente molti lo conoscono, livello 80 addirittura, ottimo. È un erbivoro e non è aggressivo, quindi potete stare tranquilli, non vi darà nessuna noia, per quanto riguarda la vostra, diciamo, la vostra espansione all'interno dell'arca. Quelli aggressivi ovviamente sono i dilofosauri, i raptor, i T-Rex, i carnotauri, i gigantosauri, e via dicendo, più che altro diciamo i carnivori, ovviamente. Ecco, là c'è un altro dilofosauro che però non mi ha visto. Non trovo dodo. Io ti ammazzo per precauzione. Volevo vedere di trovare un maledettissimo dodo maschio. Anche per farvi vedere, diciamo, come funziona la coppia. Io mi muovo tranquillamente nell'isola perché ormai la conosco, giustamente, dopo tutto il tempo che ci ho giocato, però voi state sempre attenti a girare attorno all'isola. Questo è un listrosauro. Il listrosauro, è un dinosauro particolare perché va tamato in attivo, vedete, metti il cibo per addomesticare nell'ultimo slot perché voi non potrete semplicemente addormentarlo e dargli del cibo, ma deve essere tamato sveglio. Quindi voi dovrete tamarlo in questa maniera, mettendo le bacche o possibilmente i fiori rari che sono il suo, tra virgolette, kibble, nell'ultimo slot, ovvero dove c'è lo zero, e successivamente dargli da mangiare quando lui lo desidera. Quindi è, sì, è un homing particolare. Un'altra femmina di dodo. A me non interessa la femmina. Ecco, il Pegomastax. Mi ha mancato. Ok, meglio. Così non poteva. Undirmodorfo. Questo è un altro uccellino. Molto molto violento. Se lo attaccate incomincerà ad azzannarvi come se non ci fosse un domani. State attenti nel colpire. Madonna, mi sono spaventato. State attenti nel colpire uno di questi perché potrebbe essere l'ultima cosa che fate. Ecco, un altro Pegomastax.
Cosa mi ha rimosso? Madonna, ma sempre il GPS poi mi prendono. Mannaggia la miseria. Anche perché lo metto nell'ultimo slot, quindi sì, effettivamente è l'oggetto che viene preso prima. Se no prenderanno un oggetto random dal vostro inventario, che sia ben chiaro. Là c'è una scimmia. Questo è uno dei dinosauri nuovi che hanno aggiunto, il Moshops. Che però non è di grandissima utilità, perché voi dovete sapere che i dinosauri sull'arca devono essere tamati anche per la loro utilità. Infatti il triceratopo, il parasauro sono ottimi per quanto riguarda la raccolta di risorse, che possono essere le bacche addirittura, che veramente ve ne produrranno un sacco, il che è ottimo per quanto riguarda per quanto riguarda il timing, o comunque per quanto riguarda addirittura la produzione di narcobacche, dato che inizialmente non potrete piantarle. Quello è un Carbonemis, ovvero una tartaruga molto resistente, non aggressiva, però se per sfortuna dovreste attaccarla, almeno ad inizio gioco vi consiglio di scappare, ma scappare vuol dire ad una velocità allucinante, proprio scappare come se non ci fosse un domani. Detto ciò, continuiamo a vedere se trovo questo maledetto dodo maschio, altrimenti passo avanti e poi vi faccio vedere il dodo maschio. Eh sì, qua vi faccio vedere la viverna di fuoco che avevo provato a mettere in comando con l'admin console, solo per una questione di prova, dato che comunque volevo vedere la viverna con la skin quella scheletrica, e quindi ve la faccio vedere, ma questa non sarà utilizzata, anzi addirittura dopo la eliminerò. Maledetto Pegomastax, che mi hanno fottuto tutte cose. E poi livello 100. Dove cazzo? No. Dai, ma che palle. Dove è sparito? Ma porca troia. Mi ha fottuto il GPS. Vedete? Questi Pegomastax sono veramente delle rotture di palle. Sono veramente delle rotture di palle. Perché vi rubano oggetti che a voi possono essere fondamentali. Tipo a me mi hanno rubato, sì, il GPS. Ah, per fortuna il GPS, vabbè, tanto per ora non mi serve, però. Ai ai ai. Vabbè. Ovviamente Dodo qua manco a parlarne. Questi sono i pelagornis, i gabbiani, che si tamano a pesce, quindi dovrete fare quantità di pesce o di kibble, ovviamente. Oh, un dodo! È un maschio! Trovato! Benissimo. Eureka! È un maschio! Però vedete che c'ha questo cuore sulla testa? Quando il vostro dinosauro ha il cuore in testa, vuol dire che vi trovate in presenza di una coppia. Quindi state attenti se attaccate un dinosauro che presenta la coppia, lo status coppia, perché potrebbero allearsi tra di loro e potrebbero attaccarvi insieme. È una cosa da tenere a mente quando magari si sta parlando di Dilophosauri, di Raptor o addirittura di Tyrannosaurus Rex. Tenetelo bene a mente questo.
Nel momento in cui si tama il dodo, passeremo alla categoria successiva di taming, ovvero il parasauro. Ovviamente il parasauro è un altro erbivoro, quindi non avete, come dire, nessun vincolo per quanto riguarda il suo taming, quindi sempre bacche o verdure, anche se io vi consiglio di utilizzare le bacche, soprattutto quelle viola, che si chiamano le major bacche o major berry in inglese, che vi permetteranno di avere un taming un po' più efficace rispetto alle altre bacche. Detto ciò, riportiamo il nostro dodo a casa per farvi vedere cosa succede quando mettete un maschio e una femmina insieme. Perché è importante che voi sappiate tutto. Benissimo. Ecco un dilofosauro che già mi ha visto. Quando sentite questi versi strani, correte. Almeno all'inizio del gioco, correte, non affrontate niente. Chiudo la porta. Benissimo. Vedete che adesso è apparso il cuore. È apparso il cuore sulle teste dei vostri dodo. Ecco qua, si compenetra male. Il dilofosauro, perché a modo suo sta tentando di attaccare. Sta tentando di attaccare la mia struttura. Comunque, ecco, mi sono buggato male. Benissimo. Allora, avete visto che il dodo presenta questi cuori sulla testa? Benissimo. Quando presenta questi. Ecco, oh, guardate, neanche a farlo. Già. Vi ha droppato l'uovo. Vedete? Questo uovo voi ovviamente o lo mangiate subito nel momento in cui lo volete mangiare o lo conservate nel frigorifero quando sarete più avanti di livello, se no nella conservatrice, che è una sorta di frigorifero che funziona a polvere pirica. Questo ovviamente poi lo andrete a vedere voi perché non è una cosa che riguarda la mia serie. Ecco, facendo così avrete le uova e avendo le uova potreste ottenere tantissimo vantaggio sia per il kibble che per la nutrizione o per il nutrimento vostro in generale. Quindi, lasciamo qui i nostri dodo a fare le loro uova e spostiamoci adesso verso un taming un po' più complesso. Perché complesso? Perché il prossimo dinosauro che voglio andare a tamare è esattamente quello lì in fondo, il parasauro. Questo ve lo faccio vedere col cannocchiale. Questo parasauro ed è anche una femmina, quindi perfetta. Il parasauro è un altro erbivoro, nel frattempo per fortuna sta albeggiando. Il parasauro è un altro dinosauro, è un erbivoro, ovviamente non aggressivo, anzi, più che non aggressivo possiamo dire addirittura pacifico, perché ecco, nel frattempo l'acqua, state molto attenti a queste creature, i mega piranha. Perché sono una grandissima rottura inizio il gioco. Tra l'altro tu mi guardi male e io ti ammazzo. Pezzo di merda. Ok. State molto attenti quando vi immergete in acqua perché potreste non uscire più. In questo gioco i pericoli vengono da tutti i lati, dal cielo, dall'acqua, dalla terra, dovunque. Quindi state attenti dove vi immergete, dove andate, cioè imparate a conoscere le zone prima di avventurarvi. Ovviamente fatevi un letto in modo tale da avere un respawn fisso e poi successivamente equipaggiatevi bene e partite pure all'esplorazione. Ora, questo parasauro dov'è finito? Comunque, parliamo del parasauro. Il parasauro, come ho detto prima, è un erbivoro non aggressivo che vive su queste sponde dell'isola sud e tendenzialmente non vi attaccherà, a meno che gli rubiate le uova. Se rubate le uova a qualsiasi dinosauro selvatico, esso vi attaccherà. Quindi state attenti se volete rubare delle uova a qualche dinosauro selvatico perché potrebbe essere l'ultima cosa che fate.
I triceratopi diventeranno aggressivi, anche i parasauri addirittura, cioè i parasauri che sono le creature più pacifiche all'interno dell'arca potrebbero attaccarvi. Anche i dodo vi attaccano se è per questo, se rubate le loro uova. Però niente, sto parasauro è sparito proprio, è entrato in un vortice spazio-temporale. Che assurdo, ragazzi. Questo è un Carbon Emissi livello 160 addirittura. Mamma mia. Questo è, infatti, il triceratopo. Imparerete poi successivamente a riconoscere i dinosauri anche dai loro versi. Quindi, è una cosa che farete. Cioè, man mano che giocherete, imparerete i versi dei dinosauri e saprete che dinosauro avete vicino. E soprattutto se dovete correre o meno. Bene, quel parasauro si è perso letteralmente. Un altro dodo. Tu cosa sei? Femmina? Non mi interessi, già ne ho a sufficienza per ora. Ovviamente cerco di non fare taglio, comunque farvi vivere al 100% l'esperienza di Ark, anche perché il vostro gioco sarà così, quindi alla ricerca continua di tutto ciò che vi possa servire all'interno dell'arca. Sono strapieno di oggetti. Per adesso buttiamoli perché non mi servono. Mi servivano solo quelli per ricraftare la mia torcia. Oh, eccoti! Parasauro, femmina, livello 12. Allora, parliamo del parasauro. Il parasauro, come ho detto prima, è un erbivoro non aggressivo. Potrebbe diventare il vostro primo mezzo di trasporto per quanto riguarda l'arca. Ha una buona capacità di peso, quindi potrete caricarlo con vari oggetti. E soprattutto è anche abbastanza veloce se vogliamo considerarlo al pari passo della camminata umana. Bisognerà craftargli la sella. Come ogni dinosauro all'interno dell'arca, bisognerà craftare la sella per quanto riguarda il suo taming. E poi, come dire, e poi niente, successivamente dovrà essere mantenuto con delle bacche che potrete dargli nell'inventario. Grazie per la cagata. Che potreste dargli nell'inventario o nella mangiatoia, come successivamente vi farò vedere. Vi consiglio sempre di tamare verso la spiaggia, quindi non andate mai verso il dentro della foresta. Perché ho dato quel pugno? Per poterlo farlo spostare e mandarlo verso la spiaggia. Ora lui giustamente nuoterà. È anche un discreto nuotatore, perché devo dire che è un discreto nuotatore. E aspetterò che appunto arriverà sull'altra sponda e poi successivamente si fermerà. Nel momento in cui si fermerà, vi spiegherò quali sono le tecniche migliori per poterlo tamare. Allora, innanzitutto dovrete sbloccarvi o l'arco e le frecce narcotiche. O la balestra e le frecce narcotiche o la clava. Questo perché la clava permetterà di dare botte in testa al vostro dinosauro e addormentarlo. E le frecce narcotiche, stesso motivo. Io ho un fucile con narcotici, ma per una questione, ripeto, di logistica. Però vi dirò quali sono le armi giuste e le tecniche giuste, tranquilli. Utilizzerete anche le bola, che sono queste sorte di catene, chiamiamole così, le catene primitive, se vogliamo definirle catene, che serviranno appunto per immobilizzare il vostro dinosauro. Dilofosauro che ti attacca random, ok, morto. Che vi permetteranno per l'appunto di immobilizzare il vostro dinosauro. Ovviamente non tutti possono essere immobilizzati dalle bola, però dodo, parasauro, pterodattili e tutti i dinosauri di piccola e media dimensione, sì. Quindi voi cosa fate? Crafterete queste bola, che sono molto semplici da craftare, quando ovviamente avrete il livello giusto. Tenete premuto il tasto sinistro del mouse e puppete. E lo bloccate. Adesso non potrà più scappare. Colpo dritto in testa e giù. Ovviamente col fucile ti sbrighi prima, perché il fucile ha una percentuale di
diciamo di criticità più alta rispetto alla balestra o alle frecce, però se di livello basso, con un paio di frecce il vostro dinosauro va giù, quindi nessunissimo problema. Rimettiamo tutte le bacche che abbiamo a disposizione all'interno, anche perché non so a che velocità si tava. Ecco. Una cosa importante da dirvi sul tuning è che dovrete sempre proteggere il vostro tuning. Proteggere in che senso? Avete capito bene, se il vostro dinosauro viene attaccato o subisce dei danni durante l'addomesticamento, la sua efficacia addomesticamento scende. Il che cosa vuol dire? Che guadagnerà meno livelli dopo il taming. I dinosauri aumenteranno di livello quando verranno tamati, soprattutto col kibble, e quindi è una cosa buona avere un perfect taming, come viene chiamato, ovvero avere la percentuale di addomesticamento superiore all'80-85%. Così facendo avrete la possibilità di ottenere più livelli per quanto riguarda il taming. E per quanto riguarda appunto anche l'efficacia del dinosauro stesso di essere più alto di livello e quindi aumentare le sue caratteristiche, le sue performance. Tenete sempre d'occhio la barra stordito, quella viola. Perché? Perché quella è la barra del torpore. Se il vostro dinosauro dovesse esaurire la barra del torpore perché non avete narcobacche o non avete narcotici e il vostro dinosauro dovesse per qualche motivo svegliarsi, perderete tutto il timing che avete effettuato fino ad allora. Quindi proteggete tantissimo il vostro dinosauro e tenete sempre d'occhio la sua barra di addomesticamento. Detto questo, lasciamolo addomesticare così in tutta tranquillità, anche perché questa è una zona molto tranquilla della mappa, dove, a parte forse un dilofosauro che ho ucciso prima, non dovrei trovare nessun tipo di diciamo nessun tipo di complicanze. Andiamo a prendere la sella che ho precedentemente craftato all'interno della mia cassaforte. Ne avevo craftate addirittura due perché avevo tamato due parasauri in una precedente registrazione che però è andata a fanculo. Quindi diciamo che questa è la seconda volta che rifaccio questo video. Ritorniamo dal nostro parasauro perché così vi farò vedere come potrete cavalcarlo nel momento in cui lo avete tamato. Ovviamente nel fiume potrete incontrare piranha, pesci, squali, delfini e così via, però quando ci si tratterà di tamare... Che cos'è? Non ci credo. Hanno ammazzato il parasauro. Non ci credo. Il dilofosauro che c'è là l'ha ucciso. Ma porca miseria. Cioè, avevo benissimo detto che non c'erano problemi. E infatti, sì, il gioco mi ha ascoltato. Grazie. Gentilissimo. Molto gentile. Ecco, purtroppo la mia sicurezza mi ha portato nell'errore. Sì, potrà succedere una cosa del genere. Quindi proteggete il vostro timing, punto. Bene, ho fatto la figura del coglionazzo già al primo episodio. Oh, un altro parasauro. Speriamo sia femmina almeno. Una femmina a livello 3, che schifo, però vabbè, meglio di niente. Riutilizziamo le nostre bola. Riutilizziamo il nostro fucile. Addormentiamo. E riconsegniamo tutti gli oggetti che avevo dato precedentemente all'altro parasauro. Beh, questo dovrebbe essere molto più veloce rispetto a quello di prima, quindi va bene così, dai. Cioè, ma poi che sfiga! Un dilofosauro spawnato dal nulla. Vediamo se qua ci sono altri parasauri nel frattempo che... Quello cos'è? Un Carbonemis che vola? Sì. Qua ci sono dilofosauri, ma non mi interessano. Vabbè, comunque, se il vostro dinosauro, come avete visto, dovesse morirvi, come è successo a me,
potrete trovare una sorta di zainetto dove troverete tutti gli oggetti che aveva dentro il dinosauro. Quindi diciamo che piangereste con un occhio solo, perché se avevate narcotici, avevate diciamo delle bacche, della carne o dei keyball, potrete sempre recuperarlo. Se ovviamente altri player non faranno lo stesso prima di voi, perché dovete anche sapere che questo gioco presenta principalmente modalità PvP-PvE, cioè player versus player e player versus environment, che vuol dire appunto persone contro il server, diciamo in generale, contro il computer, chiamiamolo così, volgarmente. Aspettiamo che la sua barra aumenti. Vedete, l'efficacia ovviamente è più alta, anche perché ho utilizzato le Mecio Bacche, le Mecio Berry, questi qua, miglior bacche. Quindi le miglior bacche danno un timing un po' più efficace all'inizio, poi successivamente andrà a ridursi. Ho letto su internet, ma non so se è vero, che per mantenere l'efficacia di timing a un livello alto bisogna variare il cibo, ovvero un po' di carne cruda, un po' di carne pregiata, un po' di kibble e così via. Però io ve lo sconsiglio perché se tamate solo ed esclusivamente col kibble avrete un livello molto più alto per quanto riguarda il vostro dinosauro, che è effettivamente la cosa fondamentale che vi interessa. Una volta tamato il parasauro, lo riporterò a casa, vi faccio vedere ovviamente come portarlo, come equipaggiarlo con la sella e come cavalcarlo, e poi staccherò questo video e magari ne farò un altro che diciamo ne farò un altro e farò la seconda parte, dove parleremo di altri dinosauri. Ok, ormai non manca molto. Ora, perfetto, e abbiamo tamato anche il nostro primo parasauro. Successivamente dovrete equipaggiargli la sella in questo modo. Vedete che adesso appare la sella e poi cavalca. Il parasauro è ottimo come dinosauro, diciamo iniziale, sia perché è abbastanza veloce, quindi potrete muovervi nell'area attorno a casa vostra, ma poi guardate, è un ottimo raccoglitore di risorse. Vedete, e raccoglie solo ed esclusivamente bacche, quindi non avrete il problema di incappare nella fibbra o in altri oggetti, ma raccoglie solo ed esclusivamente bacche e semi di bacche. Davvero ottimo, ottimo, ottimo. Riportiamola a casa. Ovviamente costruite sempre una protezione per i vostri dinosauri, quindi diciamo una sorta di recinto o un qualcosa dal quale il vostro dinosauro non debba uscire o che altri player possibilmente non abbiano accesso a colpirlo. Ecco, già è aumentato di livello e io gli aumento il peso. Adesso hanno aggiunto anche queste piccole emoticon, chiamiamole così, emoji che il dinosauro fa nel momento in cui aumenta di livello. Io lo lascerò fuori perché so che la mia area è abbastanza sicura, non come prima che me l'hanno ucciso. Anche perché poi provvederò nel costruire magari una sorta di recinto o un qualcosa, magari recinterò tutta questa zona di mappa a mio vantaggio. E così via. Comunque, sì, lasciamolo qua. Ovviamente leviamogli il follow, nel senso di seguire, e diciamo che per questa puntata è tutto e ci rivediamo con la prossima. Ciao.